La riduzione dell'aliquota IRPEF con esenzione a quota 16.000, manovra che vale tra gli 8 e 900.000 euro e che porterà gli esenti a superare i paganti. L'abbattimento dell'IMU per chi affitta a canoni concordati, manovra da 500.000. L'aumento del fondo bollette da 300 a 500.000 euro, una manovra da oltre 1.000.000 per i nidi, confermando la gratuità per gli ISEE più bassi. Il bilancio del Comune di Rimini punta su sostegno e agevolazioni senza tralasciare gli investimenti. 82 milioni nel 2023, 63 e 49 per i due anni successivi. Diverse le opere in partenza, dal parcheggio interrato Tripoli alla nuova piscina comunale a Viserba, ma anche la rotatoria a Bigno, quelle sull'Adriatica, compresa quella di Viserbella, interventi su strade, illuminazione e cimiteri. Previsto un aumento da 8 a 9 milioni per l'introito dall'imposta di soggiorno. L'aliquota aumenterà solo per le locazioni a breve periodo, come stimolo ai proprietari a mettere gli immobili sul mercato degli affitti. Un bilancio che ha per linee rigenerazione urbana e protezione sociale, con un patto di fiducia con cittadini e imprese. Un bilancio che vuole al tempo stesso dare ancora più forza alla rete di protezione sociale che il Comune mette in campo per i nostri concittadini più in difficoltà, che continua a alimentare il sostegno alle imprese che già abbiamo messo in campo anche negli anni passati con la No Tax Area, e al tempo stesso non rinuncia questo bilancio a investimenti significativi in parte infrastrutturale, perché la città di Rimini merita di proseguire quel percorso di cambiamento, di rigenerazione che ormai tutti i nostri concittadini e non solo riconoscono alla nostra città. Quindi io credo un bilancio frutto di momenti complicati come quelli che stiamo vivendo, ma che credo potrà dare linfa vitale alle persone più in difficoltà del nostro comune, ma al tempo stesso anche prospettive di crescita alle nostre imprese. Un ulteriore segnale che abbiamo dato è sul tema sociale, quindi aumentando il capitolo del pagamento delle bollette per chi è in difficoltà, unito all'altra misura della gratuità degli asili nido e un contributo per il privato che collabora nella gestione, nel sistema dell'offerta dei nidi e delle materne, proprio per andare incontro anche alle difficoltà che questo settore sta manifestando in questo periodo. Quindi è un bilancio che cerca di tenere insieme la nostra comunità e le nostre imprese, come vi dicevo, anche utilizzando tutte le manovre fiscali che abbiamo fatto in questo 2022, perché la crisi che si è manifestata a seguito della guerra, la crisi internazionale, quindi il caro bollette, ci ha obbligato ad andare giustamente in quella direzione. Quindi tutte le manovre che abbiamo fatto e quelle che ci sono figlie di questo bilancio 2023 hanno questo respiro qui, cioè di tenere insieme la comunità, riducendo dove possibile l'imposizione fiscale e dando una mano quindi con l'implementazione dei capitoli per chi è in stato di necessità. Ci si stia al caldo, come pensa qualcuno, puntualizza il sindaco, ma soprattutto per scuole, palestre e illuminazione pubblica. Maggiori costi stimati in 10 milioni. Come abbiamo già detto, lungo il 2022 questo incremento per il caro bollette riguarda anche il Comune di Rimini, e in questa direzione trovate nel nostro DUPO anche la precisa volontà di realizzare la nuova sede che ci permetterà appunto di smettere una serie di edifici pubblici che sono, come si dice oggi, molto energivori. Quindi è ovviamente un obiettivo di medio-lungo periodo, però abbiamo già impostato anche questo progetto che va nella direzione appunto di ridurre i costi che le bollette energetiche in questo periodo ci hanno messo di fronte.